Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di sticking con quantizzazioni diverse. Che cavolo vuol dire? Qualche settimana fa mi ha scritto, non mi ricordo più chi fosse, adesso lo cerco poi su Instagram o su YouTube, non lo so, e metto il commento qui sotto. Però praticamente lui mi chiedeva una cosa che più o meno diceva: vorrei capire come fare a fare degli sticking in quantizzazioni diverse. Che cosa vuol dire quantizzazioni diverse? Significa farli in ottavi, in terzine, in sedicesimi, in quintine, in sestine e così via. Proprio per riuscire poi ad andare a fraseggiare sulla batteria. Ho sputato. Con quantizzazioni diverse, perché ovviamente fare un fraseggio tutto a terzine, tutto a sedicesimi, tutto a ottavi è bello, però se diamo qualche colore in più, se cambiamo la quantizzazione, se suoniamo un po' più veloce, poi un po' più lento, poi un po' più... è più bello. Adesso vi spiego com'è l'esercizio. Poi ovviamente vabbè, ci sarà il PDF anche oggi che potrete scaricare andando qui sotto in descrizione, trovate il link, vi rimando al sito GasTube e via dicendo. Oggi vado a fare due sticking diversi e ovviamente non li faccio insieme, ma faccio prima uno poi l'altro. E uno è il paradiddle, che ormai io faccio sempre il paradiddle. Quando c'è da fare qualcosa parto con i paradiddle, avrete capito che mi piacciono i paradiddle. Facciamo il primo paradiddle. Perché faccio questo? Perché è molto semplice, è conosciuto da tutti, fa un caldo. Poi in realtà io faccio questo, ma ognuno di voi può fare quello che preferisce tranquillamente. Quindi faccio il paradiddle normale, il paradiddle 1. Questo è uno sticking 4, il paradiddle è uno sticking 4 perché ha accento, ghost, ghost, ghost e poi di nuovo accento, ghost, ghost, ghost. Poi lo sticking che farò dopo sarà uno sticking 3, cioè accento, ghost, ghost. Sarà destra, sinistra, sinistra, per i mancini al contrario. Adesso però questi sticking li posso fare in tante quantizzazioni diverse. Oggi li farò in ottavi, in terzine d'ottavi, in sedicesimi e in quintine. Che cavolo sono le quintine? Allora, le quintine sono 5 colpi. Nei sedicesimi, ogni battito di metronomo, abbiamo 4 colpi, giusto? Nelle quintine ne avremo 5. Come facciamo a contare bene, a capire bene qual è la velocità della quantizzazione? Io uso un metodo un po' particolare, cioè quello di non pensare ai colpi. Cioè, se questo è il mio metodo, metronomo. Io non penso ad esempio terzine, soprattutto all'inizio, dopo un po', ok, quando impari bene le terzine poi pensi i colpi direttamente. Ma all'inizio, se non avete ancora tanto chiara questa cosa, pensate a una parola con 3 sillabe per le terzine, 2 sillabe per gli ottavi, 4 sillabe per i sedicesimi e 5 sillabe per le quintine. Perché nel momento in cui andiamo a suonare sul metronomo, ad esempio, facciamo sempre l'esempio delle terzine, pensare una parola all'interno del metronomo, ad esempio io con 3 sillabe uso Napoli, e pensare quindi Napoli, Napoli, Napoli. Queste sillabe saranno i nostri colpi. Quindi Napoli, 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 Napoli. Adesso vi dico le mie parole. So che hanno un sacco di R, non so il perché, non ci ho mai pensato. Ottavi, Roma. Raga, chi ha la R come me ne scelga un'altra. Napoli per le terzine, Napoli. Poi uso sempre città. Sedicesimi, quindi per i 4 colpi, campo basso, campo basso. E le quintine vado a mettere Roma e Napoli insieme, perché i 2 di Roma degli ottavi più i 3 di Napoli delle terzine insieme fanno 5. Roma, Napoli, Roma, Napoli. Adesso prendo il mio bellissimo paradiddle e devo andare a cantare praticamente sopra il paradiddle mentre lo sto facendo tutte le mie parole. Quindi per gli ottavi sarà Roma, 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 Roma. E fin qui tutto facile. Nel momento in cui devo cantare Napoli sul paradiddle diventa più difficile, perché il paradiddle è composto da 4 colpi mentre Napoli ha solo 3 colpi. Quindi andrà tutto a mischiarsi. Napoli, 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 Napoli. Qui è importante che voi riusciate a fare il paradiddle senza dover pensare destra, sinistra, destra, destra, sinistra. Perché se dovete pensare troppo a quello che state facendo non riuscite a cantare sopra la parola. Quindi dovete prendere uno sticking dove siete tranquilli, dove potete suonarlo e farvi i cavoli vostri mentre lo suonate e pensare a qualsiasi cosa. Poi 4, questo è più facile, campo basso su il paradiddle, campo basso, campo basso, campo basso, campo basso. Questo è più facile perché lo sticking 4 del paradiddle corrisponde perfettamente alla parola da 4 sillabe. Quella più difficile è la parola da 5 sillabe sul paradiddle, che sempre 4. Roma, Napoli, Roma, Napoli, Roma, Napoli, Roma, Napoli, Roma, Napoli, Roma, Napoli. Fatto questo andiamo a metterli insieme. Ci mettiamo un metronomo ad esempio a 80 bpm e partiamo sempre con lo stesso sticking, 2 battute per ogni quantizzazione e poi cambiamo. Quindi facciamo 2 battute di ottavi, 2 battute di terzine, 2 battute di sedicesimi e 2 battute di quintine. Vi faccio sentire, mi metto il metronomo. Anzi, prima di fare l'esercizio con il metronomo facciamo solo la parte cantata. Facciamo come facessimo l'esercizio ma solo cantando le varie parole. 1, 2, 3, 4. Roma, 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 Roma.
Napoli, 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 Napoli. Campo basso, 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 campo basso. Roma, Napoli, 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 ta. Il ta era l'uno finale. Adesso mettiamoci sopra il paradiddle mentre cantiamo questa cosa qua. Roma, 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 Napoli, 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 campo basso, 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 Roma, Napoli, 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 ta. Ok, ci siamo. Praticamente tutte le volte che cambio quantizzazione aumento di velocità con la voce e aumento di velocità anche con le mani, perché ovviamente ogni colpo è una sillaba. Campo basso equivale a ta 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 ta. Adesso proviamo a fare lo stesso esercizio con lo sticking 3, quindi destra, sinistra, sinistra. Quello che canteremo è uguale identico a prima, però andremo a fare lo sticking diverso. Sempre 80 di metronomo, eh? Roma, 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 Napoli, 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 campo basso, 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 Roma, Napoli, 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 ta. Ok, spero sia tutto chiaro. Il video può finire qua. Se avete qualche dubbio, mi raccomando, fate subito questa cosa. Scrivetemi qui sotto nei commenti. Io vi rispondo il prima possibile. Perché sono andato così giù con la telecamera? Tira un po' su, va. Ovviamente questo esercizio qua io ve l'ho fatto a salire. Poi potete anche scendere, nel senso fare quintine, sedicesimi, terzine, ottavi. Mi raccomando, fatelo con calma. Soprattutto se siete alle prime armi, non andate direttamente a fare le quintine. Fermatevi ai sedicesimi. Fate ottavi, terzine d'ottavo, sedicesimi. Tranquillamente, fate un po' quello lì e poi pian pianino aggiungerete anche le quintine, anche perché raga le quintine sono importanti soprattutto per studiare il tempo. Poi mentre andiamo a suonare difficilmente faremo delle quintine, quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale. Non capisco perché io sia così in ombra. Oh, gira un po' qua, va. Oh, molto uguale, vabbè. Andate sui miei social Instagram e Facebook, mi raccomando seguitemi anche lì che ci sono un po' di cose diverse. Andate qui sotto a scaricare il PDF gratuito di oggi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.